cosa intendi per felice? Felice. Se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé, di quello che fa, che è felice, allora no, non sono felice. Ma se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé, di quello che fa, anche se non è proprio felice, allora sì, posso dire di essere felice. Ma infatti, lì è mia moglie che mi fa venire i dubbi. Sono io che mi sto preparando per uscire e vedo che mi guarda fisso. Poi mi dice: ma secondo te siamo felici? Io ti giuro, non so cosa rispondere. Cosa vuoi che ti dica? Già che devo andare in posta, mi fai anche i quiz. Le donne sono fatte così, domandano. Sì, ma un sacco domandano, Se non gli rispondi, s'arrabbiano. eh. Sì, è un sacco, si arrabbiano. E non è una cosa così estemporanea. No, è da un pezzo che va avanti in questa maniera. E oggi è la storia della felicità, ieri erano le camicie. Ah, tra l'altro, bella quella che sono. Ti piace? È un colletto particolare. Ha un nome specifico, sai, sto colletto. È egiziano, marocchino, ora mi sfugge, qualcosa di extracomunitario, comunque a dimostrazione che quando vogliono anche loro, Anche i colori, insomma, è bianca con quelle striscioline rosse. oh, mi è piaciuta così. E dire che sono juventino io. Ottimo organico quest'anno, tra Sì, l'altro. centrocampo un po' da rivedere, no? È poco incisivo, sono d'accordo. Dicevi delle camicie? Sì, le faccio notare a mia moglie che abbiamo un problema serio con la signora che viene a fare le pulizie. Quella con la loppiccia. Guarda, non tiriamo fuori anche quell'altra storia che appena mi azzardo a fare una battuta, subito mia moglie salta su. Sta zitto, che pure tu là in alto non è che sei messo benissimo. Sì, dico, ma almeno io compenso con un po' di barbetta. E mia moglie, se per questo anche lei un po' di barbetta ce l'ha. Ora, correggimi se sbaglio, ma per come la vedo io, una donna con un po' di barbetta non compensa, aggrava, no? Sfido chiunque a darti torto. Facciamo finta di nulla. Quello Ma sì, chiudiamo un occhio. su cui però non posso chiudere un occhio è la piega della stiratura che mi lascia sulle camicie. Guarda qua, anche qua. E non si fa così. La gente queste cose le nota. Che figura ci fai? Certo, non bella, eh. E poi io me ne frego, eh. Negli anni 70 andavo in giro che davo spettacolo, non mi interessava niente di quello che mi dicevano gli altri. Pantaloni, maglietta, pim pum pam, quello che capitava. E ti ricordo che c'erano le bombe, tempi che non si scherzava, anni 70. Perché li chiamavano quegli anni lì qualcosa di metallico? Anni di piombo. Piombo, bravissimo, non so perché mi viene sempre in mente zinco. Ma scusa, ti ho interrotto, dicevi che facevi quello che Sì, negli anni 70. Il punto è che oggi siamo nel 2000, e neanche 2002, 2005, no, 2020, È eh? quasi 21. Sì, manca ancora un po' di mesi. Comunque diciamo 2020, quasi 21. E comunque c'è una sensibilità diversa, più complessa, meno elastica. Chiamalo politically correct. Chiamalo come vuoi, però diciamo politically correct. E io cosa faccio? Vado in posta con la camicia con le pieghe della stiratura che si vedono. Dai. Piacere, non fa piacere. È una piccola cosa, sono il primo a dirlo. Però poi non mi stupisco se la signorina allo sportello si mette a starmi addosso. E compili questo, e compili quest'altro, e vada lì, e vada là, e lasci qui la penna che è mia. È una questione anche di fiducia. Le La fiducia si costruisce sulle piccole cose. piccole cose, porca miseria, c'hai ragione. Tu in posta vai in via Moscova. No, il corso Garibaldi. Dammi retta la prossima volta. Vai in Moscova, sportello C. C'è quella con le tette enormi, in Moscova. Bravissimo. No, lascia stare che è anche riuscita un'altra questione. Dico a mia moglie, guarda che sto uscendo, vado in posta. E lei, andrai mica in Moscova? Mi chiede. Ma certo che vado in Moscova, dove vuoi che vada? E lei, tu vai in Moscova perché c'è il puttanone. Il puttanone. Ma cosa vuoi che me ne freghi a me del puttanone? Le dico, vado in Moscova perché sono più comodo. È più lontano, dice lei. Tu mi prendi per il culo, vedi che non siamo felici. E in questo però devo darle ragione. Cosa? Più lontano lo è. Ma sì, ma è che uno a un certo punto vuole anche cambiare aria, percorsi, perfino uffici postali. Se no la routine ti ammazza. Poi non si dice sempre che per rimanere in forma bisogna camminare almeno 20 minuti al giorno. Faccio del male a qualcuno se trovo un po' di motivazione allo sport in un paio di tette enormi. Invece no, costretto in corso Garibaldi, con quella lì secca, sì.